Pensa con i sensi, senti con la mente. Per Robert Storr, direttore della 52esima Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia, l'arte è un mezzo per prendere coscienza del proprio essere in tutta la sua complessità. La Biennale è aperta al pubblico fino al 21 novembre, con oltre 500 artisti, di cui 100 solo nella mostra principale alle corderie e alle artiglierie dell'Arsenale, 74 padiglioni nazionali, 34 mostre e innumerevoli eventi collaterali. Storr rifiuta l'idea di un circuito principale dell'arte. Sebbene spicchino le presenze degli artisti con base a New York e a Parigi, i viaggi e il web annullano le barriere e Leone d'Oro alla carriera può essere assegnato a Malik Sidibé, che vive e lavora a Bamako, capitale del Mali. Mentre gli spazi delle artiglierie dell'Arsenale ospitano per la prima volta il Padiglione Nazionale della Turchia e una mostra che rappresenta l'arte contemporanea africana, Checklist Luanda Pop, con le opere della collezione luandese di Cindy Kadokolo, genero dell'attuale presidente dell'Angola. We are what we consume, I think is that. And what we consume today is very near, is equal of at other place. So even when I do my art, it also has this contemporary thing because it's what I feel, it's what I look for the today's. Tra le consuete polemiche sull'inadeguatezza della presenza italiana e sulle scelte curatoriali, torna dopo 8 anni d'assenza il padiglione italiano in un suggestivo ex magazzino ottocentesco di 1000 metri quadri alle Tese delle Vergini, ai margini dell'Arsenale. È un padiglione di due artisti che potrebbero essere italiani, polacchi, sono due artisti, non sono italiani, cioè non si capisce in che cosa essi rappresentino quello che viene fatto in Italia in questi anni. Lei avrebbe scelto altri nomi? Beh, avrei dato agli italiani il padiglione Italia. Ida Gianelli, direttore del Museo d'Arte Contemporanea di Rivoli, ha scelto Giuseppe Penone e Francesco Vezzoli, due artisti molto diversi per età e per ambito di indagine. Penone sollecita sensazioni visive, tattili e olfattive, proponendo alberi cortecce di cuoio, cervelli di marmo e sculture di linfa. Esplora lo stato fluido della materia, il flusso vitale degli elementi naturali intrecciati con i propri gesti. Vezzoli presenta invece Democracy, video installazione ispirata all'imminente campagna elettorale per la presidenza degli Stati Uniti. Prendendo in prestito il linguaggio mediatico della politica, contrappone Sharon Stone e Bernard Henri Lévy, restituendoci l'immagine di un mondo soggiogato dalle leggi dello spettacolo, dove la finzione abbraccia morbosamente la realtà.